Bene, amici di HD Motori, siamo in macchina con Severino, Product Marketing Manager di Garmin, che oggi ci presenta l'EDAP Display Aftermarket, perché è un EDAP Display che possiamo installare praticamente su qualsiasi vettura. Perché? Allora, è questo l'apparecchio, si collega alla presa accendisigari, ci sta indicando di svoltare a destra, ma qual è la cosa interessante? Che si collega ai nostri smartphone, sia iOS sia Android. Ma Severino, spiegaci un po' come funziona questo EDAP Display. L'EDAP Display rileva i dati di navigazione dalle applicazioni Garmin e Navicon montate sui dispositivi smartphone sia iOS sia Android e anche Windows Phone, voglio precisare. E anche 8? Esatto, perfetto. 8. Il vantaggio di tutto questo è che il telefono è semplicemente a questo punto un supporto, se vuoi un accessorio della navigazione. Il telefono può rimanere tranquillamente in tasca, risparmiare così batteria, e lui trasmette direttamente i dati al sistema di navigazione con diversi vantaggi. Uno di questi è che la navigazione è esattamente davanti ai miei occhi. Questo mi garantisce di poter navigare in sicurezza tenendo sempre gli occhi fissi sulla strada. Quando ricevo una chiamata? Quando ricevo una chiamata non c'è nessun problema, perché a differenza dei classici sistemi di navigazione su smartphone, io ricevendo una chiamata e parlando al telefono continuo a navigare, continuo a ricevere informazioni sulla prossima svolta direttamente davanti ai miei occhi, per cui non smetto mai di navigare, non adesso perdo mai controllo. Noi abbiamo impostato una destinazione casuale, raccontaci un po' quali sono le informazioni che questo EDAP Display può visualizzare. Il display può visualizzare tutte le informazioni essenziali per una navigazione precisa e accurata fino a destinazione. In questo caso, nell'immagine che stiamo vedendo, mi sta dicendo che tra 400 metri dovrò svoltare a destra e mi suggerisce già di tenere per sicurezza la corsia più a destra. L'ora stimata di arrivo è 12.33, sto viaggiando a 41 km all'ora su una strada che ha come limite di velocità 50 all'ora. Oltre a queste informazioni, lui mi dà tre tipi di allarmi. Un allarme che è l'allarme di superamento del limite di velocità, mi fa vedere una piccola iconcina rossa lampeggiante che mi avvisa. Un secondo allarme è relativo al fatto che mi sto approcciando a un punto di monitoraggio autovelox. Il terzo allarme è l'allarme traffico, per cui traffico sul percorso. Ecco, infatti vediamo adesso, sto superando il limite di velocità, si è accesa la spia di attenzione. L'audio continua a arrivare dalle casse dello smartphone però? L'audio continua ad arrivare dalla cassa dello smartphone, oppure per quel tipo di vetture che ha un sistema car audio Bluetooth un attimino evoluto, può passare l'audio, così come passare la musica che arriva dal smartphone, direttamente nelle casse dell'autoveicolo. Se avete ovviamente una vettura predisposta col Bluetooth audio che supporta lo streaming, esatto, dell'audio Bluetooth. Esatto. Prezzo di questo EDAP Display? Il prezzo al pubblico sarà di 149 euro, IVA compreso ovviamente, al quale si deve aggiungere il prezzo dell'applicazione Garmin o Navicon per chi già non la possiede. Pensate un pacchetto eventualmente per chi non ha l'applicazione e vorrebbe l'EDAP Display? Stiamo ragionando sulla possibilità di creare un bundle, un pacchetto tutto compreso. E domanda, la risposta la immagino al subdoro, questo EDAP Display funziona solo con le vostre applicazioni? Esatto, per il momento sì. E poi abbiamo due possibilità di visualizzazione della, diciamo, delle informazioni. La prima è con questo, diciamo, specchietto che noi possiamo regolare in base alla nostra posizione di guida, e poi abbiamo una seconda possibilità. La seconda possibilità è utilizzare questo tipo di pellicola da applicare direttamente sul parabrezza per trasmettere l'immagine direttamente sul parabrezza. Questa pellicola in realtà è necessaria solo perché mi migliora le performance di riflessione del parabrezza, quindi me lo rende esattamente luminoso, così come lo vedete con quella piastrina. Tutti e due gli accessori sono compresi nella confezione, per cui chi vuole usare uno usa uno, chi vuole usare l'altro usa l'altro. Non ha una batteria integrata, devo comunque lasciarlo sempre collegato all'accendisigari, giusto? Esattamente. Perfetto, e se l'accendisigari ha un attacco ausiliario, ha una porta USB ausiliare per poter collegare qualunque altro dispositivo voglia tenere sotto carica, per esempio un telefono, un tablet, quello
e ci fai vedere anche come si collega al cruscotto sotto con questa specie di adesivo. Il sistema di collegamento al cruscotto è molto semplice, qui sotto c'è una piccola pellicola adesiva. Ovviamente stiamo entrando in una galleria, non vedrete più niente. Sì, esattamente. Usciti dalla galleria, riprendiamo a visualizzare come si fissa il cruscotto. Lo strumento semplicemente si appoggia al cruscotto e rimane solidale con qualunque superficie tramite questo supporto adesivo, che è un adesivo di quelli che si attaccano e si staccano tre volte più voglio, per cui non c'è nessun problema. Se dovesse riempirvi di polvere basta passare un panno umido e ritorna come era prima. E si può orientare in tutte le direzioni per poter essere adattato a qualunque tipo di superficie. In questo modo, come mi pare, sostanzialmente. Ma devo dire che si vede bene anche sotto il sole pieno come adesso. Anche quando siamo entrati in galleria, ho dato un'occhiata, la luminosità si è abbassata e devo dire che non era fastidiosa. Ha un sensore di luminosità integrato. Ha un sensore di luminosità che è esattamente qui davanti e mi permette di regolare la luminosità dell'informazione a seconda delle condizioni del tempo, del giorno, della notte o del crepuscolo, dell'alba. Quando lo troveremo in commercio? Il prodotto dovrebbe essere disponibile già dalla metà di agosto, cominceranno come sempre in momenti di lancio a arrivare un attimino col contagocce, ma diciamo che entro la fine di agosto, inizio di settembre, si troverà più o meno tutte le parti senza dubbio. Grazie.